Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ho al mio fianco il calendario dell'avvento Degustabox. Volevo farvi vedere tutti i prodotti che ho trovato all'interno. Avevo fatto un unico video quando ho aperto la casellina numero 1, vi avevo fatto vedere che cosa c'era all'interno, spiegandovi poi che avrei fatto questo video dopo Natale perché comunque io ci tenevo ad aprirlo giorno per giorno. Ho pubblicato su Instagram tutte le foto dei prodotti, quindi giornalmente le pubblicavo lì, ma per chi non mi ha seguita, non vi preoccupate perché adesso io vi faccio vedere tutto quello che c'era qua dentro. Andiamo subito con la casellina numero 1. Ho trovato dei biscottini salati che si chiamano Vogliole e sono dei biscotti salati al pomodoro, spinaci, carbone vegetale e olio d'oliva. Sono colorati perché sono rossi, verdi e neri e sono un ottimo snack oppure anche da utilizzare magari come antipastino. Io di tutte queste cose non ho ancora assaggiato nulla, ho lasciato tutti i prodotti chiusi e sigillati un po' per fare il video, ma anche perché qualcosa volevo condividere con la mia famiglia e quindi ho deciso di lasciare tutto chiuso. Poi nella casellina numero 2 invece c'erano i famosi biscotti pick-up, quelli che hanno all'interno cioccolato al latte. Questi sono sempre snack che possono essere utili e comunque molto gustosi. Poi nella casellina numero 3, che voi non vedete perché rimane in basso, ho trovato della marca Amabile l'olio extravergine d'oliva biologico. Io questo non l'ho mai provato, tra l'altro è bellissimo il packaging perché è in mini size, sono curiosa di provarlo. Sicuramente sono prodotti di alta qualità questi. Nella casellina numero 4, che forse non vedete neanche questa volta, ho trovato una confezione di spaghetti pasta toscana. Questi sono 100% di grano duro toscano trafilata al bronzo, spaghetti classici numero 6. Nella casellina numero 5, che rimane qua nell'angolino esterno, ho trovato la marmellata in tubetto. Questa l'avevo già trovata in una box dei mesi precedenti ed era all'albicocca, questa volta è alla fragola. È praticamente frutta spalmabile, quindi io la chiamo marmellata in tubetto per questo motivo. Comunque, sicuramente la fragola la gradisco di più dell'albicocca. Poi nella casellina numero 6 una confezione di Chobar, gusto classico. Quindi quelle favolose bustine di preparato per cioccolata in tazza. La Chobar poi è una garanzia perché comunque è buonissima, ha una densità perfetta, quindi insomma io la adoro. Poi nella casella numero 7, che rimane qua in basso, polenta istantanea Moretti. Questa è pronta in 5 minuti. Anche questa è molto gradita perché a me piace tantissimo la polenta. Nella casellina numero 8 una confezione di preparato per dolci. Questa è farina biologica con grano saraceno. Io non avevo mai visto il preparato per dolci con grano saraceno, quindi è una cosa assolutamente per me nuova e la proverò prestissimo. Nella casellina numero 9, che finalmente riuscite a vedere perché questa volta è compresa nell'inquadratura, c'era una confezione di wafer alla nocciola. Adesso se riesco a prenderli ve li faccio anche vedere volentieri, perché a volte i prodotti sono veramente molto incastrati e non si riescono a tirare fuori, però noi facciamo del nostro meglio. Eccoli qua. Wafer con crema alla nocciola della marca Manner, credo che si pronunci così, non lo so. Comunque io questa marca nello specifico non l'ho mai provata, però si tratta di wafer alla nocciola, quindi mi aspetto comunque che mi piacciono, che siano buoni. Poi nella casellina numero 10 un pacco di pasta trafilata al bronzo, sono penne rigate. Anche queste sono cose che comunque sono ottime veramente perché poi le utilizziamo spesso in cucina, quindi insomma davvero un calendario pieno di cose utili che io davvero vado ad utilizzare. Ci sono dei prodotti magari che non ho mai provato, però devo dire che mi è veramente piaciuto. Andiamo avanti con la casellina numero 11 se la trovo, perché poi qui trovare tutte le caselline diventa una specie di caccia al tesoro. L'ho trovata, buon segno. La casellina numero 11 conteneva questi snack, queste barrette.
Questa è una barretta con frutta e fiocchi d'avena, proprio ideale per sportivi perché sono quelle proteiche che danno energia. Invece questa diciamo che è più uno snack così, della marca Equilibra. E qui abbiamo bacche di goji, mandorle e arachidi. Sicuramente questa a me piacerà tantissimo perché io comunque ogni tanto, anche dopo cena, al posto del dolce, un pezzettino di queste barrette magari la mangio. Poi nella casellina numero 12 un barattolo di senape. Io la senape, devo dire la verità, non la utilizzo, non è che mi piaccia tantissimo, però siccome siamo nel periodo delle feste, ci sono ancora pranzi e cene, penso che la porterò e magari a qualcuno piace, qualcuno sicuramente gradirà. Poi nella casellina numero 13 una tavoletta di tortina Lohaker. Queste sono cose ottime, non c'è neanche bisogno di dare tante spiegazioni, perché cosa vi sto a dire? Che queste cose fanno venire l'acquolina in bocca, ma non è una novità perché lo sappiamo tutti. Nella casellina numero 14 ho trovato un prodotto che non avevo mai visto. È praticamente della salsa di pomodoro datterino giallo, pelato in succo. Eccolo qua, è praticamente pomodoro giallo. Io non avevo mai visto una cosa di questo genere, infatti sono curiosissima di provarlo. La numero 15 invece ci ha regalato questa confezione di caramelle Fruittella, quelle gommose. Poi continuo a dare i numeri con la numero 16 che conteneva una miscela di tè verde e nero con fiori di girasole e di calendula. Le bustine sono fatte così, in questo modo, e questa è una miscela di tè che provo molto volentieri perché non la conoscevo, non avevo mai provato il tè con i semi di, con i fiori, scusate, di girasole e di calendula. Quindi è una cosa che mi incuriosisce. La numero 17, che rimane sempre qua in basso, conteneva questi biscotti Caprice. Questi sono veramente sfiziosi quando si aggiungono magari al gelato, a un budino, perché no, anche mangiati così, però di solito sono quei biscottini che io vado ad utilizzare tanto in estate quando mangio il gelato e magari in inverno si possono accompagnare a una preparazione in crema, tipo un budino, una cosa simile. La numero 18 invece conteneva un pacco di grissini, tra l'altro giganteschi, questi qui, i fagolosi, che mi piacciono tantissimo, e questi sono un mix di cereali. Non avevo mai provato i grissini fagolosi ai cereali, avevo provato quelli classici. Qui abbiamo farro, frumento, segale, mais, avena e orzo e non vedo l'ora di assaggiarli. Poi nella casellina numero 19, olio extravergine d'oliva, Terra Gentile, questo è prodotto in Italia e ha olive coltivate in Italia, estratto a freddo. Anche questo comunque è utilissimo in cucina. Poi nella casellina numero 20 ho trovato una confezione di crostini per insalate e zuppe della marca Roberto. E qui non posso non mandare un grandissimo saluto a mio papà che si chiama Roberto e quindi questa marca ovviamente mi fa pensare a lui. Comunque questi sono crostini tagliati a cubetti, quindi hanno questa forma e vanno bene per zuppe e per insalate. Poi nella casellina numero 21 abbiamo una confezione di biscotti ricoperti di cioccolato al latte della marca Balsen. Io questi li compro spesso, quindi è un prodotto che conosco molto bene, vi posso dire che sono ottimi e li ho provati anche nella versione fondente, forse li preferisco di più. Però anche questi comunque al latte sono buonissimi. Nella casellina numero 22 abbiamo un pacchettino di rustichelle al rosmarino. Queste le assaggerò molto volentieri, non le ho mai provate in questa versione, ma sono quegli snack che a me piacciono sempre tantissimo. La casellina numero 23, che rimane laggiù in fondo, contiene un preparato Nonna Anita per pan di Spagna. Eccolo qua. Questi sono quei preparati veramente ottimi, comodissimi perché sono veloci da fare e sono anche molto gustosi. E poi siamo arrivati all'ultima casellina, che è la numero 24, che contiene una tavoletta di cioccolato fondente della marca Côte d'Or. Questo è extra spessa, cioccolato fondente con nocciole intere. Questa è proprio una golosità che arriva giusto nell'ultima casellina del 24 dicembre, perché dopo il pranzo di Natale, al posto del torrone, perché no, si può mangiare un pezzo di questa cioccolata fondente.
fantastica, è una marca che io conosco, l'ho già provata ed è ottima. Questi sono tutti i prodotti del calendario dell'avvento Degustabox. Ditemi voi se non vi è venuta fame. Sono veramente eccezionali, prodotti nuovi, prodotti comunque che anche quando non sono nuovi sono di ottima marca, di ottima qualità. Quindi sono super soddisfatta di questo calendario. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo avete preso, cosa vi è piaciuto di più di tutto quello che abbiamo visto insieme. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.